Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink e qui in qualità di parte civile per l'associazione da lui rappresentata. Si riparte. È sembrato quasi un gioco dell'oca, per così dire, dei vizi formali che hanno determinato la ripartenza ex novo o quasi. Intanto, una notizia a margine, Fabio Riva, per presunte ragioni di salute, è rimasto nella sua prigione. Sì, è stato letto l'elenco di tutti i presenti, mancava proprio Fabio Riva. Risulta detenuto ma non presente, non so se era per problemi di salute, e comunque assenti anche Vendola, Stefano, Florido e tutti i politici. Con che spirito si riparte? Perché poi molti temono, no? C'è questo spettro della prescrizione, c'è il rischio che poi alla fine chi ha avuto e chi ha dato, e questo è un rischio grave, gravissimo da scongiurare. Certamente bisogna fare molto presto, tuttavia il processo ha una novità ed è quella dell'avvelenamento delle sostanze alimentari. Questa è l'accusa che viene mossa, la più importante, che è ancora più grave. Un ulteriore elemento. E diciamo all'interno della gamma dei reati, l'avvelenamento delle sostanze alimentari, quindi diossina, è un reato più grave rispetto a quello che è il reato di disastro ambientale. Per cui, proprio in virtù di questo, il processo, stiamo ovviamente parlando di ipotesi di reato, stiamo parlando di ipotesi, il processo ha questa marcia in più, questa caratteristica che difficilmente potrà vedere la prescrizione. Ovviamente per quanto riguarda tutti gli altri reati bisogna andare molto molto veloci, e comunque l'attenzione dell'opinione pubblica deve rimanere alta, perché questo è il processo storico della città che porterà a chiarire la verità su quello che è avvenuto, su quello che è stato fatto e soprattutto sulle omissioni, se vi sono state.